Eccoci qua. Oggi ci abbiamo pure un po' di base musicale. Vediamo un po' chi c'è. Aspetta che mi si è girata la telecamera. Ciao, ciao Cinzia. Ciao. Sentite la musica? Nella vita. Eccoci qua. Ciao Anna. Ciao Vilma. Si sente. Ciao Bertoletti. Gabila, ci abbiamo Gabila. Ok. Ciao ciao. Adesso tra poco cominciamo, eh? Aspettiamo un attimino che arrivano altre persone. Loredana. Ciao, ciao a tutte. Oggi ci abbiamo una sorpresa fantastica. Ciao, ciao a tutti. Scrivete da dove vi collegate, da dove vi trovate. Ciao, sì, Silvia, un bacione. Giusy, ciao Giusy. Antonia. Ciao. Mettiamo un po' di musica, c'è un po' di musica? Finita la musica, basta. Tanto adesso tra poco cominciamo. Ciao Palma. Elisa. Ciao. Gege. Gelsomina. Ok. Ci siamo quasi, eh? Tra poco cominciamo. Intanto vi faccio vedere oggi con questa meravigliosa pentola. Oggi cucinerò con questa pentola. Ok. Allora, che dite? Cominciamo? Aspettiamo ancora un po'? Iniziamo? Che mi dite? Che mi dite? Facciamo il botto. Oh, grazie Tiziana, grazie. Tu sei di parte, però non vale, non vale perché la Titti è di parte. Ciao Silvia, Elisa Marra, Lucrezia, Elena, Marilena. Ciao, un bacio a tutte. Ok, siete pronte per cominciare? Oggi farò una diretta molto molto breve, non sarà lunghissima, farò una diretta veloce, ma semplicemente per farvi vedere la capienza e la potenzialità di questa pentola e del suo coperchio, perché oggi abbiamo una sorpresona bomba per tutti. Ciao Gabriella! Oh, Carla dalla Sardegna, ci abbiamo la Sardegna, vediamo un po' da dove scrivete. Loreto a Prutino. lo so. Ciao Rosa Melissa. Allora, Samantha sarà la mia cameraman, riprenderà e vi farà vedere quello che succede in pentola. Ok, allora intanto Chiara, Veronica, Tito, dove siete? Posso cominciare? Io direi di sì. Intanto così per le nuove spiego un po' di cose, giro la telecamera. Ok? Allora intanto per
chi non mi conosce, mi presento, mi chiamo Katia Ferretti e collaboro con la Life Prime ormai da 6 anni. Life Prime è l'azienda che produce il Magic Cooker. Abbiamo anche un'altra linea, un altro brand che è la Magic Nature, che probabilmente tra qualche collegamento, tra qualche diretta magari vi spiegheremo anche. Allora, parto col dire che oggi farò alcune cotture, spiegherò un attimino il nostro coperchio, anche perché so che ci sono persone nuove, persone che non ci conoscono, quindi voglio un attimino spiegare di che cosa si tratta. Allora, vi presento il Magic Cooker. Cos'ha di particolare? È un ottimizzatore di cottura, noi lo chiamiamo coperchio, ma in realtà è ottimizzatore di cottura. Cos'ha di particolare? Ha di particolare questi fori. Questi fori di questa distanza e diametro l'una dall'altra ci permette di cucinare sul gas tutto quello che noi vogliamo. Quando dico tutto, intendo proprio tutto. Possiamo fare il pane, possiamo fare la parmigiana, la lasagna, la torta, la pizza. Oggi vi faccio vedere 2 pizze, una rossa e una bianca, e poi facciamo anche la pasta. Allora, normalmente noi dobbiamo cucinare la pizza nel forno, ok? Dobbiamo prima accendere il forno, farlo riscaldare bene, e poi una volta che è bello caldo mettiamo dentro la pizza. Ci vorrà del tempo che il forno si scaldi, giusto? Allora, io qui ho il mio impasto della pizza. Adesso lo vado a prendere, che l'ho impastato, e lo metto direttamente in pentola, ok? Ecco qua. Allora, dicevamo, no? Dobbiamo accendere il forno. Il forno si deve scaldare ed è corrente che consumiamo. In questo modo noi invece non abbiamo bisogno di scaldare il nostro forno. Ma puoi fare tutto, puoi inquadrare direttamente tutto in pentola, amore. Allora, noi non abbiamo bisogno di scaldare il forno, quindi andiamo a risparmiare. In più, quando noi mettiamo la pizza nel forno, noi dobbiamo andare a aspettare che si cucina. Di solito ci vogliono circa 15-20 minuti, no? Oggi vi faccio vedere una pizza cotta in 8-10 minuti e lo farò con questa stupenda pentola. Allora, guardatela bene. È una pentola straordinaria, è bellissima. Allora, cos'ha? Ha il fondo radiante, quindi vuol dire che sparge bene il calore. Ha un fondo di 5 mm e laterale è di 4 mm, quindi un calore che viene esteso bene grazie anche al fondo radiante. In più è ricoperto da un minerale che deriva dalla pietra vulcanica, quindi è molto resistente. Ed è un tegame, quindi ha una bella altezza che ci permette di fare delle cotture veramente fantastiche. È una forma molto, molto, molto capiente, molto bella, e è un diametro 32. Quindi adesso io ci vado a fare la mia pizza. Ok, allora vediamo un attimino. Quindi abbiamo detto il forno, dobbiamo farlo scaldare e ci vuole all'incirca 10 minuti. Poi dobbiamo mettere la pizza e ci vogliono altri 20 minuti. Diciamo 20-30 minuti di corrente che noi andiamo direttamente qui in pentola, che noi andiamo a consumare con il forno. Noi invece oggi facciamo la pizza, ho detto, in 10 minuti. Pizza pronta per mangiare. Ok, questa è la cosa bella, il risparmio, anche perché il forno raggiunge altissime temperature. In più, cos'ha il forno che non va bene? Se per esempio, facciamo un esempio pratico, fa caldo ed estate, voglio fare la pizza, posso farla nel forno? Devo accendere, fa caldo, non va bene, no? Ci dà fastidio quando fa caldo, caldo, estate, luglio, vuoi fare la pizza, vuoi fare la torta? Anche no. Invece col nostro sistema di cottura possiamo farlo direttamente in pentola. Altra cosa, se io voglio fare la pizza o la torta o il pane, quello che è, e ho la lavastoviglie accesa e ho anche la lavatrice accesa,
E poi c'è mia figlia che si vuole asciugare i capelli e devo passare anche l'aspirapolvere. Ora, secondo voi, potrò mai fare la pizza? Devo fare una scelta: o faccio la pizza o mi asciugo i capelli, o lavo i piatti o cucino, insomma. Invece, in questo modo, noi possiamo utilizzarlo. Allora, vado a mettere della mozzarella. Io qui ho della mozzarella senza lattosio, però possiamo usare quella che ci piace, ok? Se usiamo la mozzarella, quella con il siero di latte, magari diamo un'asciugata perché ovviamente non è un forno. Ok, ecco qua, coperchio, diametro 35 e accendiamo a fiamma alta. Metterò 4 minuti a fiamma alta. E poi facciamo 4 minuti a fiamma bassa, dopodiché la nostra pizza è pronta. Lasceremo un paio di minuti di riposo e tagliamo la nostra pizza. 8/10 minuti. È una pentola bellissima, fantastica, che ci permette di fare con velocità questa cosa. Allora, vi spiego un attimino il sistema, il funzionamento del Magic Cooker. Prendo un altro coperchio così lo vedete intanto che è il mio in cottura. Allora, guardate un attimo questi fori, vedete come sono conici? Richiamano un po' l'effetto del camino. Il camino cosa fa? Il camino ha una forma larga e poi stringe perché ha questa forza aspirante. È lo stesso identico procedimento, solo che funziona al contrario. Quindi cosa succede? Il calore spinge il vapore verso l'alto. I fori diventano come tante piccole valvoline che riaspira verso l'interno. Si crea un circolo d'aria e mantiene una temperatura costante, basse temperature. Questa è la cosa più importante in assoluto. Ma ci sono delle domande? Sul fondo della pentola ci va l'olio? No, io in questo caso non ho messo olio perché sto utilizzando una pentola antiaderente. Se dovesse essere una pentola in acciaio, in alluminio, a quel punto un filino d'olio oppure direttamente carta da forno. Ok, allora, stavo dicendo, queste basse temperature è una cosa molto importante. Oggi, avete notato che abbiamo quasi tutti bisogno di integrare nella nostra alimentazione? Perché abbiamo bisogno di integratori e di integrali? Perché in natura le verdure non hanno più le proprietà organolettiche che avevano 30 anni fa. Il terreno è sfruttato con l'inquinamento e quindi già compriamo un prodotto che di per sé non è al 100% sano. Poi il resto cosa facciamo? L'andiamo a cucinare con le fiamme alte e andiamo così a disperdere tutte le sostanze nutritive, tutti i sali minerali si disperdono. Con il nostro coperchio, mantenendo la bassa temperatura, riusciamo a mantenere inalterate le proprietà organolettiche che il cibo contiene già. Questo ci permette di utilizzare meno condimento, utilizzare meno sale. Non è che io non posso farlo, io posso farlo, anzi. Posso fare quello che voglio, ma volendo, volendo posso fare una cucina più sana con meno condimento. Questa è una cosa importante. Intanto, se avete delle domande da fare per qualsiasi cosa, potete farlo. Ho visto prima, sì, dimmi. Se uso una padella normale, i minuti di cottura sono sempre 8-10 minuti. Allora, i minuti siamo sugli 8-10. Ovviamente se uso una padella sottile potrebbe essere che fa anche prima, ma potrebbe anche bruciacchiarsi sotto, una questione proprio di fiamma e di pentola. Noi dobbiamo imparare a usare il nostro sistema di cottura partendo con una fiamma bassa. Anche se le prime volte ci mettiamo più tempo, non importa, dobbiamo capire qual è la potenzialità della nostra pentola. Se poi usate questa pentola, allora io vi dico che il tempo è questo. La prima pizza, ma se io mi preparo un'altra pizza, anzi, poi vi faccio vedere perché dopo di questa farò una pizza bianca. Ah, intanto la vado a preparare. Allora, adesso ci provo a fare la pizzaiola.
farò una focaccia bianca, ok? Allora, guardate qua, questo ce l'ha insegnato il pizzaiolo Amoriello. Io ci provo, ecco qua. Se io mi preparo l'altra pizza, se la devo fare bianca, ok, me la preparo così come sto facendo io. Se invece la voglio fare condita, a quel punto, avete visto il mio chef? Adesso abbasso la fiamma. Samantha, vuoi inquadrare sotto nella fiamma per far vedere che, allora, prima era così, adesso lo abbasso, ecco qua, al minimo, e tengo altri 4 minuti. Dimmi. Posso sapere il diametro? 30, scusate, questa pentola è 34, diametro 34. Prima mi sa che ho detto 32, ho sbagliato. 34, sì. Allora, ecco qua. Quindi, dicevo, se la prima pizza la metto già direttamente lì e io mi preparo la seconda così. Arrivo, dimmi. Come si fa a farla dorare sopra? Allora, il coperchio flette il calore verso il basso, non è un grill, non verrà dorata sotto, ma basta fare questa semplice cosa. Basta fare questa semplice cosa, alzare il coperchio e asciugare l'umidità negli ultimi minuti. Negli ultimi 2-3 minuti lo asciughiamo, poi lo lasciamo lì e questo dovrebbe dorare appena appena un pochettino. Dimmi. È meglio usare una padella con i bordi alti? Sì, secondo me sì, anche perché c'è più spazio in camera, nel senso che se noi usiamo una padella troppo sottile non abbiamo spazio per il riciclo d'aria, c'è poco spazio, quindi questo tegame, diciamo, è molto buono come altezza per fare verdure grigliate, per fare carne, per fare spezzatino, per fare pollo con le patate, per fare tutte queste cose. La pentola va tenuta chiusa fino alla fine? Io posso alzare e controllare il contenuto tutte le volte che voglio, senza nessun problema. Posso controllare dentro, guardo sotto, vedete? Okay. Posso controllare. Ovvio è che se più volte io alzo il coperchio e vado a far uscire, diciamo, questa camera d'aria e magari si può alzare la temperatura. Più o meno quanto impasto utilizzi? Allora, qui ho usato 220 grammi di impasto ed è venuta un po' più piccola, poi vabbè, facendola così in diretta non è come farsela a casa. Poi dipende da come piace a noi. Se ci piace fare una bella focaccia alta, allora ne mettiamo un po' di più. È a gusto. Quanto è alta? La pentola? La pentola è alta 7 centimetri. Il tegame, questo tegame, è alto 7 centimetri. Poi ve la faccio vedere bene anche dentro. Allora, dicevo, se mi devo fare altre pizze, o me le preparo sulla carta forno già belle condite, oppure se la devo fare in bianco me la posso sistemare così come ho fatto io, tolta quella, io posso mettere dentro la mia pizza. Se la metto con tutta la carta forno, la pentola è già calda, quindi non ho bisogno di aspettare i 4 minuti che si riscalda la pentola. Adesso io spengo, non devo aspettare i 4 minuti che si riscalda e quindi sarà molto più veloce. Infatti lo vedremo con la seconda pizza. Allora, chissà se ci sta qui dentro. Va bene, andiamo a prendere la nostra pizza. Guarda, vedete? Vuoi vedere sotto? Fai vedere anche sotto, riesci? Si vede? Vedete sotto? Guardate, con la farina che ho lasciato sembra appena uscita dal forno a legna. Adesso l'appoggio un attimo qui perché voglio mettere dentro la pizza bianca. Ok. Sì, dimmi. Perché il tuo coperchio non ha la valvola da dividere? La valvola da dividere. Adesso questa la spiego, ho capito. Perché giù... Forse ho capito la domanda. Allora, qui riparto. Non ho bisogno di 4 minuti adesso, perché la pentola è già calda, quindi mi bastano 2 minuti. Ok, intanto vi faccio sentire il rumore
di questa pizza. Sentite? Senti un attimo, avvicinati. Sentite il rumore? Si sente? È croccante? Aspetta, La pizza è cotta, non ha bisogno di essere dorata anche sopra. Rimane molto più sana e genuina, perché se fa quella crosticina marrone scura è acrilamide. Allora, guarda qui, Samantha, inquadra bene, guarda qui i buchini, com'è bella cotta. Aspetta, vediamo se si vede in un'altra fetta, si vede meglio. Riuscite a vedere? Sto cercando di far... Ok. Si vede? Ecco qua. Poi, se vi piace metterci il prosciutto crudo, dopo, il prosciutto cotto prima, le verdure grigliate, ciò che volete, potete metterci ciò che volete, dimmi. Si possono lavare in lavastoviglie? I coperchi si possono lavare... Ops! Allora, i coperchi... Guardate un attimo questa pizza. Vedete queste bollicine? Ah, che bella! Poi la giro e dall'altra parte verrà con le macchioline marroncine un po' sparse. Diceva Amoriello, che è il campione europeo di pizza acrobatica e è stato, ha collaborato con la Magic Cooker, diceva che la vera pizza, quella buona, deve uscire con tipo morbillo, deve avere le macchioline. Allora, sì, dimmi. È preferibile far riscaldare la pentola prima di utilizzarla? Dipende da che cosa devi cucinare. No, solitamente no. Tutte le pentole antiaderenti non vanno fatte andare a vuoto. Questa è una regola universale, cioè non è che c'è la pentola che è più buona e ha questa regola e quella meno buona. Tutte le pentole antiaderenti non vanno fatte andare a vuoto. Si può scaldare almeno un paio di minuti, dipende da cosa dobbiamo cucinare. Si può fare anche il pane? Allora, noi facciamo il pane, io il pane lo faccio nel kit, anzi dai, facciamo vedere. Ce l'ho già pronto perché dopo la diretta devo mettere a cucinare il pane. Guarda lì che sta levitando, che sono gli stessi impasti. Come a saperlo proprio. Allora, guardate qua, adesso la giro. Tac. Altri neanche due minuti ed è a posto. Si può avere la ricetta della pizza? Assolutamente sì. Poi facciamo così, perché è una ricetta un po' particolare e la faccio in un certo modo. Quindi se avete un po' di pazienza, dopo la diretta, siccome devo ripreparare l'impasto, che io lo ripreparo sempre per il giorno dopo, ci faccio un video. Faccio un video e ve lo pubblico sulla pagina, perché è una ricetta particolare, molto semplice e comoda. Io la chiamo comoda proprio. E mi permette di fare... Ok, spegniamo. Posto. Meno di 4 minuti. 2 minuti da una parte, 2 minuti dall'altra. La pentola era già calda. Tiro via. Se è un'altra pizza, via. Metto dentro con la carta da forno. Ok. Adesso vi faccio vedere una cosa. Vi faccio vedere e sentire. Allora, questa viene così, tipo quelle focacce che vi portano quando andate in pizzeria, che vi portano l'antipasto, no? Ed è bellissimo perché, a parte che ci potete mettere sopra il prosciutto crudo piuttosto che il pezzo di formaggio, i funghetti, quello che volete, ma rimane croccante, guardate dentro. Rimane croccante, friabile sopra e sotto ed è dentro proprio morbido. Guardate com'è bello asciutto. Ok, dimmi. Il coperchio che stai usando è il 31? No, è un 35. Coperchio 35, pentola 34. Adesso ci facciamo, guardate qua la farina. Vi do una pulita. E adesso ci facciamo un'altra cottura. È un po' calda però. Allora, aspetta,
Unitevi di presine in questa pentola, faccio scendere la farina, vedete? 2 minuti è suonata adesso, pensa un po', proprio velocissimo, velocissimo. La prima pizza ci mette più tempo, le altre sono veramente super veloci. Per fare il pane si usa il kit forno? Io uso il kit forno. Ho provato a fare dei panini in questa pentola, un tegame. Si può fare, ma bisogna starci molto attenti e starci dietro. Nel kit forno lo accendi, lo lasci lì 15 minuti, se faccio i panini 15 minuti a fiamma alta, 15 minuti e 20 minuti a fiamma bassa, se faccio la pagnotta faccio 20 e 20 e non ci penso più. Molto semplice, va da sé ed è tranquillo. Solo questa pentola c'è? Solo questa grandezza c'è della pentola? Allora, abbiamo svariate misure, svariate forme. Oggi questa diretta è concentrata proprio su questa pentola. Perché su questa pentola? Perché oggi lanceremo una promozione che partirà alle ore 17, attenzione, alle ore 17 e finirà per regola alle ore 23:59, ma è fine esaurimento scorte, quindi è facile che per le 16, per le 18, per le 18:30 sarà già finita. Chi già ha il 35 può avere insieme alla pentola un altro diametro? Questo bisogna chiederlo, magari lo chiedete alla consulente, lo chiediamo. No, la promozione è abbinato 35 con il 34. Se la pentola è più piccola funziona lo stesso? Assolutamente sì, adesso ve lo vado a mostrare. Allora, ho messo un filino di olio, qui ci sono circa 120 grammi di spaghetti, quindi metterò un bicchiere di acqua, e ancora un pochettino, perché a parte che è un po' di più di 100 grammi, ma gli spaghetti vogliono più acqua. Poi metterò, guardate, zucchine fresche tagliate a dadini. Zucchine. Ok. E qua ho un pezzetto di blocco di gamberetti surgelati, quindi surgelato e fresco, insieme, tutto insieme, si può fare. Ora metterò della curcuma, che questa Chiara gli piace tanto la curcuma, me la devi fare con la curcuma, va bene, facciamo con la curcuma, ecco qua, un pochettino di pepe nero, pochettino per attivare ovviamente la curcuma, poi la rimettiamo dopo l'altro. Allora, guardate qui, metto un pizzichino di sale per la pasta e un pizzichino di sale per tutto il condimento. Non serve mettere tanta roba. Cos'è? Dimmi. Che rapporti usi pasta e acqua? Adesso lo dico, fammi mettere in cottura che dico tutto. Guardate cosa uso. Io per comodità l'ho messo in questo contenitore, ma è il nostro iFib. L'iFib è un ingrediente, perciò ce l'ho nel contenitore come fosse il sale, guarda. Ne metto, ho fatto 120 grammi, ne metto giusto un cucchiaino, ok? Ecco qua, mi sembra che ho messo tutto, coperchio, adesso qua, ecco qua, fiamma alta, quando si alza la calotta abbassiamo la fiamma e teniamo circa 10 minuti cottura al dente, la decerco 10 minuti cottura al dente. Allora, rapporto acqua-pasta, ogni 100 grammi di pasta va un bicchiere di acqua, usiamo come misurazione questo bicchiere che all'incirca sono 200 grammi, 200 ml di acqua. Gli spaghetti richiedono un goccettino di acqua in più, specialmente la De Cecco, perché assorbe più acqua. Ovviamente poi invece se usiamo la pasta fresca, a quel punto ogni 100 di grammi di pasta fresca una tazzina di caffè. Se per esempio usiamo il riso va il doppio, un bicchiere di riso, 2 bicchieri di acqua. Okay? Per fare la carbonara? Ah, la carbonara, ci piace la carbonara. Allora, io la faccio così, allora ognuno ha il suo metodo,
non è per forza che deve essere come la faccio io. Ognuno c'ha il suo metodo, l'importante è il risultato finale. Io faccio soffriggere la pancetta, faccio soffriggere la pancetta, poi ci metto la pasta, ci metto la mia dose di acqua. Quando finisco la cottura qualche minuto prima, butto le uova, spengo e lascio lì. Cosa hai messo come ultimo ingrediente? Qui dentro? Allora, qui dentro ho messo un filino d'olio, spaghetti, acqua, zucchine, gamberetti, curcuma, pepe nero, sale e Aifib. Mi riferivo all'Aifib. L'Aifib è il nostro integratore ingrediente. L'Aifib che cosa fa? È un estratto, l'inulina è un estratto che viene dalla cicoria e del carciofo. È pieno, ricco di fibre e ci aiuta il sistema intestinale, ci aiuta le difese immunitarie. In più questo prodotto ha con sé anche la vitamina B12 e il selenio che fa benissimo a tutte le aree dell'essere, cioè ci dà benessere, aiuta il sistema immunitario, aiuta l'intestino, abbassa, non ci fa fare il picco glicemico, abbassa il colesterolo, cattura i grassi nel corpo del 30%, non ci fa assimilare il 30% dei grassi che assumiamo, quindi inserita nella pasta, ad esempio, la rende integrale, come se fosse una pasta integrale, ma non ha gusto e quindi lo possiamo utilizzare. Dimmi. Per il distanziatore? Sì, arrivavo. Tante domande oggi però, eh? Allora, eccoci qua. Allora, il coperchio che è in offerta oggi sarà classic, così con la calotta già alzata. Ci siamo? E arriverà così, arriverà tutto smontato. Ora, questo è il coperchio classic che ha il suo distanziatore che ha la sua condensatore. Ora che cosa succede? Vi arriverà non con questo condensatore che ha un buchino piccolino, ma vi arriverà con il condensatore nuovo, dove poi, se voi chiedete alle vostre consulenti, potrete avere il distanziatore. Aspetta un attimo. Potete avere questo gratuitamente. Chiedete alle vostre consulenti come averlo. E la calotta che vi arriverà in dotazione con il coperchio sarà con il buco più largo, dove noi possiamo andarci a inserire il distanziatore con la molla e montarlo sul coperchio. Se non ho il distanziatore. Se non hai il distanziatore, la cottura per la cottura. Allora, se non hai il distanziatore e hai il classic, che cosa succede? Qua ci dà il segnale che si alza la calotta, ma come vedi esce il vapore. Quindi, se noi abbiamo un classic, vediamo il vapore che sta uscendo, a quel punto è il segnale. Cosa devo fare? Devo abbassare la fiamma. Andiamo a abbassare la fiamma. Eccolo là. Minimo. Abbiamo detto che questa pasta cuoce in 10 minuti al dente, ok? E andiamo a far cucinare. Nel mio caso che seguo una dieta, posso usarlo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Cucina a basse temperature, andiamo a risparmiare, possiamo mettere meno condimento, quindi per una cottura sana è assolutamente è il top. Possiamo farci le verdure grigliate senza andare a ungere la pentola, non facciamo fumo e soprattutto la zucchina grigliata rimane bella succosa, piena di sali minerali, assolutamente sì. Noi possiamo qua, ad esempio, no? Io adesso ho messo questi ingredienti, volendo alla fine, sono un po' così che mi piace, e ci aggiungo la panna da cucina, che non è dietetica, no? Ma se io voglio posso fare una cottura dietetica, ma avere tanto gusto, tanto sapore, assolutamente sì. In che misura bisogna usare l'iFib nelle cotture? Allora, l'Aifib ci regoliamo, si parte da un 3 grammi a un 12 grammi a persona. Nelle cotture ne metto per quante persone stiamo mangiando. Io lo metto un pochino, un po' dappertutto, così non ce lo dimentichiamo, perché prima lo prendevo nell'acqua, ma spesso me lo dimenticavo. Io lo metto anche nell'impasto del pane, della pizza, lo metto qui anche perché non mangio solo io, mangiamo in famiglia, quindi.
L'IFIB si può usare anche quando segui una dieta? Eh sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Non bisogna girare gli spaghetti? Allora, sì, poi li gireremo. Aspettiamo un attimino. Vedete? Ecco qua. Ecco qua. Guardate, guarda bene in pentola. Guardate. Vedete? Adesso aspettiamo la fine della cottura. Allora, Si può usare il coperchio per un'altra padella con un'altra padella cuocendo la pasta? assolutamente sì. Andiamo a vedere. Allora, aspetta, che ne prendo una. Avete chiesto per la grandezza. Io posso utilizzare, ecco qua. Questo è un altro coperchio 35, solo che è quadrato. Io posso utilizzare questo coperchio su questa pentola. Anche se è più grande, non succede niente. Vedete? L'importante è che i fori siano all'interno. Anche se è più grande, non succede assolutamente niente. Vedete? Ok. Quindi posso cucinare su qualsiasi pentola io voglio cucinare. La nostra azienda è nata con il coperchio ed è nata così, senza pentole. Poi delle nostre clienti hanno visto che in alcune pentole veniva meglio, in altre pentole un po' meno. Quindi hanno chiesto qual è la pentola e l'azienda ha creato delle pentole straordinarie. Oggi la promozione è su questa pentola, ma noi abbiamo una vasta gamma di forme di pentole e misure e altezze. Oggi questa diretta è basata proprio su questa promozione, ma volete sapere quanto verrà questa promozione? Avevi una domanda? Può alzare un attimo il coperchio per vedere cosa succede a questo punto? Assolutamente sì. Vedete? Allora, cosa importante, il coperchio si alza sempre orizzontalmente perché tutto il vapore, se no poi gocciola. Fin quando faccio la pasta e gocciola nella pasta non fa niente, ma se sto facendo qualcosa di grigliato, anche no. Ok. Dunque, mi sono persa. Ah, ok, posso parlare. Volevo parlare della pasta, dimmi. A cosa serve la parte del coperchio che si alza con il vapore? Allora, è un meccanismo, un sistema che è una miglioria, ecco, una miglioria che l'azienda ha inventato per migliorare ancora di più il nostro coperchio. A che cosa serve? Oddio, dove l'ho messo qua? Dentro questo distanziatore c'è una molla in titanio. Questa molla ha una memoria di forma tarata a 97 gradi. Quando all'interno della pentola raggiunge i 97 gradi, questa molla si allunga. Allungandosi fa sì che questo si alza e così si alza anche la calottina. A che cosa serve? Ci dà il segnale che ti dice: io sono arrivato a temperatura all'interno della pentola. Quindi tu hai il segnale in base a quello che stai cucinando. Se abbassare, se lasciare ancora alto per tot minuti, se dipende dalle ricette e dalle indicazioni. Ma vi assicuro che è talmente semplice che una volta che imparate il meccanismo, viene in automatico come farlo. L'IFIB si può usare anche nel caffè? Sì, assolutamente. Poi chiedete alle vostre consulenti come utilizzarlo. Perché si può utilizzare in qualsiasi modo, anche nell'acqua, nelle cotture cotte, nel gelato, ovunque. Posso usarli su pentole di acciaio? Assolutamente sì. Il coperchio può andare su qualsiasi pentola, anche pirofile in vetro. Avete presente le pirofile in vetro che vanno sul gas? Anche lì. Anche sulle pentole a induzione, perché il coperchio va sulla pentola e la pentola deve essere che va su induzione. Si può sapere il prezzo? Ah, ci siamo arrivati, sì. Allora, immaginate che questa pentola, questo tegame, ha un valore di 99,90 euro e questo coperchio di questa grandezza ha un valore di 119,90. Quindi stiamo parlando di un valore di 219,90. Oggi, solo per oggi, e dalle 17
in poi, fino esaurimento scorte, ma solo per oggi, lo possiamo avere a rullo di tamburi a 69,90 euro. 69,90 euro. Quindi mi raccomando, chiamate le vostre consulenti di fiducia, chiamatele, 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 ne abbiamo solo 600 pezzi in tutta Italia, ne sono veramente pochissimi, non arriveremo mai alle 11 di questa sera, probabilmente alle 18, 18:30 saranno già belle che finite, ok? Le pentole vanno in lavastoviglie? No, ripeto, tutte le pentole. Guardatemi bene, avvicino, guarda il labiale. Allora, è importante, non ve lo dicono, perché così vi si rovina la pentola e voi ve la dovete ricomprare. Le pentole antiaderenti non vanno in lavastoviglie, perché? Perché i prodotti della lavastoviglie sono aggressivi, vanno a corrodere quello che è l'antiaderenza della pentola. Fateci caso, avete una padella antiaderente, dopo un po' di tempo non è più antiaderente. Come mai? Su questi bicchieri, un po' di tempo fa, c'erano disegnati dei fiorellini, non ci sono più, perché a furia di metterla in lavastoviglie, si corrode e si è mangiato tutto il colore. Credo che sia capitato a molti di noi, vero? Quindi le pentole antiaderenti non vanno in lavastoviglie, ma queste pentole si sciacquano sotto l'acqua e vengono via perché hanno un'antiaderenza spettacolare. Non c'è bisogno, di mettere in lavastoviglie. Il coperchio lo mettiamo in lavastoviglie. 69 euro entrambi. 69,90 euro. Acquistiamo il coperchio e la pentola ve la regalano. È regalata la pentola, paghiamo 69,90 euro il coperchio e ci viene regalata la pentola. È pazzesco, è un sottocosto ed è solo per oggi. Ok? Ci siamo quasi, eh? Allora, mi raccomando, possiamo iniziare a accettare gli ordini dalle 17, quindi vi conviene appena finita la diretta, se siete interessati a questa misura, chiamate le vostre consulenti. Abbiamo anche tante altre promozioni se non vi piace questa, ma questa è solo ed esclusivamente per oggi. Il diametro del coperchio. 35, pentola 34. Allora, volevo parlarvi un attimino perché dobbiamo cucinare con questo coperchio la pasta. La pasta è a basse temperature, quindi non va a rovinare le proprietà della pasta, rimane inalterata, non si sprigiona l'amido, non ci fa fare il picco glicemico, ok? È molto 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 importante. Poi c'è un'altra cosa, parliamo economicamente, io ho fatto degli spaghetti, ma se dobbiamo fare gli spaghetti normalmente, dobbiamo mettere a bollire sì o no 4 litri d'acqua perché lo spaghetto va messo in piedi? 4 litri d'acqua per ora che bolle, quanto gas andiamo a consumare? In 3 minuti qua ha preso già il bollore perché ho messo un bicchiere d'acqua, un bicchiere e mezzo d'acqua. Non c'è bisogno di sprecare tanto tempo. Ok? A questo punto io posso anche spegnere, ci siamo quasi, spengo. Lascio un attimino così e faccio l'impiattamento. Quindi che cosa succede? Io vado a risparmiare tantissimo. In più, oltre al risparmio, perché normalmente, attenzione, dovevo fare zucchine, dovevo fare i gamberetti, poi dovevo unirli in una pentola, poi dovevo fare l'acqua che bolliva almeno 3-4 litri d'acqua, perché deve stare in piedi lo spaghetto, no? 3-4 litri d'acqua per ora che bolle, poi per ora che cucina, poi metti insieme, lo scoli e tira, ma c'è un macello, una sola pentola. In meno di 20 minuti, perché ormai è finito, ho fatto due pizze e un bel piatto di pasta. Cioè, è incredibile il risparmio che si può avere. Non è un costo, ma è un investimento che ve lo riportate in termini economici, ma soprattutto in termini di salute. Chi contatto? La tua consulente, oppure la persona che ti ha invitato oggi qui, la persona che ti ha detto iscriviti su questo gruppo, la persona che ti ha mandato il link, ok? Ho un coperchio magic con il tappo bianco, la funzione è È uguale? identica, era una promozione dove veniva dato col pomello bianco, sì. Che differenza c'è tra questa e la platinum? Platinum?
Vulcanica forse? Intendevi la vulcanica? Vediamo se risponde. Platinum. platino. Platinum è la batteria platinum, la batteria di tre pentole e tre coperchi, quella abbiamo di platinum. La differenza, tra le pentole e la batteria platinum, se è questa, la differenza è che quelle, vanno sull'induzione, sono quadrate, sono, diamantate e sono forgiate. È un'altra lavorazione. Questa pentola vi viene regalata. Poi il coperchio lo potete utilizzare su questa pentola, su tutte le altre pentole che già avete a casa. Quando fa qualche ricetta con la carne? Allora, faremo delle dirette dove faremo le ricette con la carne. Io oggi mi dovevo basare su questa. Faremo delle ricette con la carne, assolutamente. Venerdì faremo delle ricette. Adesso vi faccio vedere il piattamento per Chiara, perché lei ci tiene. Venerdì faremo invece le cotture con la quadrotta. Le cotture con la quadrotta e poi, signori belli, questa attività è fantastica. Quindi, se conoscete qualcuno che è interessato in questo periodo a guadagnare qualcosina, a collaborare con questa azienda, a conquistarsi il prodotto, qualsiasi cosa, domani alle 15 ci sarà, guardate che bello, questo me l'ha insegnato mio papà e mio fratello, sono chef, eh? Guardate qua come si fa. Tac. No, cioè, adesso. Un impiattamento da ristorante, eh? Attenzione. Tutto il condimento sopra. Ecco qua, mamma mia, aspetta. Un po' di pepe nero. Ma che gli volete dire? Vi piace? Allora, abbiamo fatto in pochissimo tempo, aspetta che metto tutto insieme. Ecco qua. Oggi solo cotture con una sola pentola. Con una sola pentola, non ho avuto neanche bisogno di lavarla. Ecco qua. Una sola pentola, tre cotture. Allora, ok, puoi far vedere. Allora, domani alle 15 ci sarà una storia bellissima di una nostra collega che ha iniziato per conquistarsi i prodotti e poi ha ottenuto un successo straordinario. Vi conviene ascoltarla. Venerdì faremo delle ricette con la quadrotta, dedicata alla quadrotta, ma oggi ci stiamo dedicando su questa meravigliosa pentola e coperchio, perché voi acquisterete il coperchio. Ripeto, il coperchio ha un valore di 119,90, ve la danno a 69,90 e la pentola è regalata. Ok? È molto importante. Dite. Se si vuole più cremosa, si può mettere un po' più di acqua? Più cremosa? Sì, si può mettere l'acqua, si può mettere un po' di. Chi la vuole con un po' di panna, chi la vuole vediamo un po', con un po' di amido di mais e fa una cremina. Sì, possiamo mettere tutto quello che vogliamo, non c'è problema. C'è il sughetto, non l'ho voluto mettere io per fare l'impiattamento fatto bene, ma c'è, vedete? Assolutamente. Ognuno poi si basa in base al proprio gusto e piacere. Noi diamo delle indicazioni, ma non vogliamo insegnare a cucinare a nessuno perché sicuramente siete molto, ma molto, ma molto più bravi di noi. La cosa importante che noi vogliamo far capire è l'efficacia di questo coperchio. Il vantaggio di cucinare con questo sistema di cottura è tutto a vantaggio di ognuno di noi. I vantaggi sono questi: risparmiamo sia di soldi che di tempo. E soprattutto guadagniamo salute e soldi, perché quando si risparmia si guadagna anche. Questa è la cosa fondamentale. In più, con le nostre promo flash
flash, live, velocissime del giorno, potete accaparrarvi questo prodotto con una pochissima spesa, io credo che sia la cosa più fantastica che poteva capitare oggi. E oggi che siete qui, voi dovete contattare assolutamente le vostre consulenti, mi raccomando, perché oggi vince il dito più veloce, perché dobbiamo fare tutto velocemente. Poi ci sono i nostri regali, portateci nelle altre dirette 4 amiche, invitatele su questa pagina, potranno seguire le nostre ricette, potranno seguire le varie dirette, potranno divertirsi un attimino e passare una giornata diversa e potranno avere, potrete voi che le invitate, potrete avere che cosa? Un regalo. Cosa si può avere? Potete scegliere, potete avere il distanziatore, poi chiedete come a tutte le persone che vi hanno invitato qui oggi, che loro vi indicheranno la consulente di turno, ok? Potete avere il distanziatore e trasformare il classic in dynamic, lo potrete trasformare gratuitamente. Poi che cosa potete avere? Potete avere il baby, ora non è bianco, mi raccomando, pellicola che va tolta, ok? Potete avere il baby e addirittura potete avere anche il suo pentolino. Piccolino, lo utilizzerete tantissimo. Dimmi. Mi ripeti la proporzione tra la pasta e l'acqua? Sì, 100 grammi di pasta, un bicchiere di acqua. Un bicchiere così, 200. E oppure con un piccolo contributo, se ci portate 4 amiche che le invitate su questa pagina a seguire le dirette, potete avere questo coperchio dal valore di 59,90 a soli 9,90 e l'azienda vi regala anche la quadrottina in terracotta, fantastica. Venerdì vedremo che cosa ci si può cucinare qui dentro. Ok, allora io penso di aver detto tutto, se avete altre domande fatele subito e mi raccomando alle 17 parte il countdown, andiamo proprio velocissimi oggi, è proprio una corsa a chi arriva prima, solo 600 pezzi, solo per oggi, il primo che arriva se lo piglia. Il distanziatore si può acquistare? Il distanziatore si può acquistare, ma perché acquistarlo se possiamo averlo gratis, no? Katia, mi confermi che il coperchio è 18-10? Il coperchio è 18-10, acciaio 18-10, rotondo, classic 35, la pentola in regalo. Compri il coperchio 69,90 invece di 119,90 a 69,90, rotondo 35-18-10, la pentola è gratis. Una pentola dal valore di 99,90 è gratis, solo per oggi. Poi, il coperchio va usato solo su questa pentola? No, la possiamo usare dove vogliamo. Venerdì a che ora? Venerdì alle 15, se non sbaglio alle 15. Va bene? Un bacio, vi saluto a tutti, mi raccomando. Tornate e parlate del Magic Cooker. E poi ci vediamo presto la prossima volta. Invitate i vostri amici qui, invitateli a vedere le nostre dirette, così si sbagliano un po', ok? Un bacio a tutti!